Eccomi, speriamo che il collegamento sia buono. Allora sarò rapido anche perché sono all'esterno del Parlamento, fa un freddo che si muore, vedete c'è ancora un po' di nevischio intorno, ma il freddo vi posso garantire è tremendo. Sto andando in una struttura esterna per fare l'ennesimo tampone, perché purtroppo qui la normativa fra Parlamento e compagnie aeree prevede una certa frequenza e io lo devo fare. Allora, sono tempestato di messaggi, insulti, chi più ne ha ne metta. Ah, ma come, te sei rimangiato qui? Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Perché vedete, quando uno dice 2 più 2, qualcuno poi dice no, hai detto 5, ma garba. Allora, andiamo per ordine. Posizione della Lega. Ah, vi siete rimangiati tutto su recovery? No, la situazione reale è questa, attenzione. Io ieri alle 9:15 sono intervenuto per 2 minuti e mezzo in assemblea, piuttosto era vuota per un motivo molto semplice, non che non ci siano gli eurodeputati, perché io le leggo le note, semplicemente per un motivo sanitario, è in aula solo chi ha diritto a parlare, gli altri stanno in ufficio e lo vedono dal monitor, per ragioni evidenti, vengono da 27 paesi e quindi si cerca di limitare i contagi, ma mi sembrava che la cosa fosse piuttosto nota. Torniamo al discorso. Cosa ha fatto la Lega nei mesi passati? Nei mesi passati, quando si discuteva del regolamento del recovery, attenzione, regolamento del recovery, ha sempre votato con astensione e non contro, come qualcuno sostiene, per un motivo estremamente semplice. C'erano delle condizionalità da parte dei paesi che intendevano utilizzarlo. Queste condizionalità, a nostro modestissimo avviso, non erano opportune. Perché? Perché erano parametrate a degli indici come ad esempio il Country Report del 2019-2020, quando non c'era la pandemia. Quindi perché dovevamo sottostare a questo tipo di indice quando la situazione è ben cambiata? D'altronde, per chi lo vuole seguire veramente tecnicamente, nella mia pagina, andate a vedere, c'è il discorso, dura 2 minuti e mezzo. Ora, io posso tranquillamente contestare una linea di pensiero, ma io ho fatto un discorso tecnico inoppugnabile, anzi io sarei grato se qualcuno dice no, guarda Rinaldi ha detto le stupidaggini, non è vero che ci sono queste condizionalità, purtroppo è così, quindi noi ci siamo astenuti proprio per sollevare un dibattito, perché guardate che se l'Italia si trova in questa situazione, ci sono anche molti altri paesi che si trovano come noi, iniziare dalla Francia, dalla Spagna, sapete quanti. Allora cosa è successo? È successo il fatto che nel frattempo è stato chiamato un signore che si chiama Mario Draghi per tentare di formare un governo dopo quello di Conte. Quindi, cosa è successo? Che casualmente, guardate, tante volte gli astri fanno dei giochi strani, ieri il voto definitivo era previsto per le ore 20, alle 16:30 la delegazione guidata da Matteo Salvini ha visto Draghi, perfetto, e gli è stato fatto un discorso molto semplice, quello che qualsiasi italiano avrebbe fatto. Cioè, senta, caro Presidente Draghi, cioè, ma lei ha intenzione di riproporre l'austerità così come è prevista, è scritto nero su bianco? Perché se c'è un'apertura in questa, noi siamo favorevoli, perché quelle famose condizionalità chiaramente sono più morbide. Perfetto. Fra l'altro, vi ricordo, e questo è un punto molto importante, che un conto, se questo tipo di negoziazione, chiamiamola così, fosse stata fatta da Conte o peggio ancora da Gualtieri, un conto se ci va Draghi, almeno non ascolta, mentre invece Conte e Gualtieri al massimo, vi ricordate, ha portato l'aranciata alla Merkel, ecco questo. Sulla base di rassicurazioni, così come ha detto Matteo Salvini quando è uscito dal colloquio con Draghi ieri pomeriggio, ha avuto rassicurazioni e non mi ha detto benissimo, abbiamo sollevato il problema perché se ne parla, allora votiamo a favore, sapendo che Draghi può essere un buon viatico per poter modificare queste cose. Primo punto. Secondo punto, sono stato quindi poi dopo attaccato a livello chiaramente personale, mettendomi in bocca di tutto e di più, perché chiaramente dal punto di vista tecnico, vi ripeto, se qualcuno mi dice no guarda hai scritto delle stupidaggini, hai detto delle stupidaggini in aula su tutto il meccanismo tecnico, io sono disponibilissimo, però credo che abbia enorme difficoltà perché le cose stanno così. Attaccato dicendo ah Rinaldi si è rimangiato qua, si è rimangiato l'euro, cioè, io ho fatto una semplicissima e rapida intervista in cui ho detto guardate, quando mi è stato chiesto già, cioè, ma avete il piano B, il piano B è stato fatto a livello accademico, è stato fatto a livello accademico perché tutti i paesi
avevano a livello sempre accademico fatto un piano B, noi ci siamo ispirati a Roger Bottle, che nel 2015 aveva addirittura vinto il premio per il miglior piano B. Fra l'altro, pensate, Bottle è un economista inglese e quindi aveva quel crisma di, come si può dire, neutralità, visto che il Regno Unito non aveva e non ha chiaramente l'euro, e quindi era veramente accademico. Fra l'altro, ironia, nello stesso anno ho avuto modo di incontrare proprio a Bruxelles in un convegno Roger Bottle, il quale si è complimentato dicendo: ah, sì, l'ho visto, vi siete attenuti, avete al mio piano e l'avete adattato perfettamente alle esigenze italiane. Ecco, dopodiché, sempre nella famosa intervista in cui addirittura Rinaldi si rimangia pure il Sole 24 Ore, Rinaldi ha detto eccetera, ho detto: guardate che il piano B rimane comunque in ogni caso l'estrema ratio, lo ripeto, estrema ratio. Voi lo sapete che cosa significa estrema ratio? Vuol dire che provate tutti i modi per continuare a convivere, se non è possibile, signore, dice grazie. È un po' come il matrimonio, no? Io ci ho provato in tutti i modi, in tutte le maniere, e alla fine l'estrema ratio è quella del divorzio. Un po' la posizione dei cosiddetti europeisti, che poi di fatto non sono europeisti ma sono opportunisti, è come quella di dire alla moglie: guarda, qualsiasi cosa tu mi combini, qualsiasi cosa, sappi che io non divorzierò mai. E voi pensate che questa sia una cosa buona, una cosa intelligente? Non lo so, magari per loro sì, ma magari per qualcuno che ragiona col cervello non è che sia la posizione ideale in cui mettersi. Dopodiché, avete visto che nei confronti di Bagnai, di Borghi, è partita una macchina di fango, no? Invece bisogna essere estremamente grati a Borghi e Bagnai, perché hanno aperto un solco e senza di loro ci sarebbero ancora i paraocchi qua in Italia. Quindi ripeto per l'ennesima volta: il piano B è stato fatto, è vero, a livello accademico, perché così doveva essere, non è stato fatto in un bar, chiaramente, come molto probabilmente gli interlocutori dall'altra parte in genere fanno le cose, ma soprattutto rimane, ripeto, attenzione, vedete il labiale, il mio, ecco, l'estrema ratio, cioè se qui non si cambiano veramente le cose, inevitabilmente salta tutto quanto, ma lo sappiamo perfettamente, se continueranno in maniera cieca. Da lì il mio appello nel dire: cambiamo le regole vecchie di 30 anni, ecco, andatevelo a vedere il mio discorso. Se qualcuno dice: no, guarda, hai detto una stupidaggine tecnica, io sono qua, sono disponibilissimo, mi apro. Quello mi dà fastidio è che i giornali, non riuscendo a contrastarmi dal punto di vista tecnico, non fanno altro che mettermi in bocca cose che non ho detto. Ah, l'altra cosa, c'è scritto che io avrei detto: ah, Draghi è mille anni luce più avanti di noi. No, io ho detto: Draghi è mille anni avanti più di Conte e di Gualtieri. Ma lo ripeto, ho detto: Draghi è mille anni luce avanti a Conte e a Gualtieri. Avete capito bene? L'avete visto? Il labiale, il mio, non c'è un suggeritore. Ecco. Pertanto, ripeto, se c'è una speranza su mille che qui ci ascoltino, chiaramente sarà perché Draghi dirà certe cose rispetto invece a quegli altri che invece venivano qui con il taccuino in mano messi a 90 gradi. Altra cosa, e questa è una cosa estremamente importante, guardate che qui la Lega è compattissima per quanto scrivano e vogliono fare. Fra l'altro, vi siete chiesti come mai la Lega ha sempre chiesto la revisione del patto di stabilità, e guarda caso l'altro anno è stato sospeso dalla Commissione? Vi siete chiesti come mai la Lega ha sempre chiesto: ah, la Banca Centrale deve essere una prestatrice ultima istanza, cioè deve andare a comprare i titoli di Stato dei paesi che hanno bisogno di finanziarsi andando sul mercato? E adesso lo sta facendo addirittura con il PEP, che è di 1850 miliardi, più di tutto Next Generation, capito? Quindi di fatto, ironia della sorte, stanno facendo quello che abbiamo sempre chiesto noi. Allora, siamo noi che ci siamo avvicinati all'Europa, oppure loro che stanno poi alla fine adottare le cose che abbiamo sempre detto noi? Ma la lascio a voi la risposta. Adesso vado a fare il tampone, speriamo bene. Grazie, credo di essere stato chiaro.